amigos e benvenuti in questo nuovo video tutorial su questa cosa dietro di me. Questa si chiama The Octa Fornace, cioè la fornace super smelter a 8 fornaci. Sì. Andiamo a vedere come funziona. Praticamente ha una cassa di input, un'altra cassa di input e una cassa di output. Yes. Con quattro fornaci da una parte e quattro fornaci dall'altra, produce un botto. E adesso vi mostro come si mostra. Sì, vi mostro come si mostra, certo. Vi mostro come si costruisce. Ok, allora, questi qui sono tutti quanti i materiali da costruzione. 42 tramogge, 6 bauli, 8 gettatori, 4 carrelli da miniera con la tramoggia, 2 binari, 8 fornaci, un pistone, 2 muretti, un pulsante per attivare il pistone e dei blocchi random per costruire. Adesso andiamo iniziamo la costruzione piazzando le due chest di output e collegate 5 hopper da una parte e 5 hopper dall'altra. Successivamente andiamo a posizionare le nostre 8 fornaci sopra gli ultimi tramogge, sopra le ultime tramogge. Ora prendiamo i carrelli, per adesso ne servono due, e questi qua. Prima di tutto piazziamo una fornace rivolta verso, cioè una tramoggia rivolta verso una fornace dietro tutte e 8 le fornaci. Adesso stavo anche cadendo. Poi andiamo a fare questa cosa. Piazziamo una e due rotaie con ai lati uno e due di questi e poi uno e due dei carrelli con la tramoggia. Piazziamo un blocco per poter piazzare il pistone. Voi fatelo uno alla volta, io lo faccio direttamente. Vabbè, ve lo faccio vedere passo passo. Piazziamo due blocchi qui e andiamo a rompere le due rotaie. A questo punto rompiamo anche i muretti e li ripiazziamo esattamente qui dietro. Adesso ho sbagliato. Ok, rompiamo questi due. Perché, ok, rompiamo i muretti e adesso prendiamo il bottone e spingiamo prima questo, poi ci mettiamo di qua, affianchiamo l'altro pistone e con il bottone lo stesso, zac. Perfetto, adesso non ci resta che fare una cosa del genere per salvaguardare i nostri minecart e poi piazzando un pistone alla volta. Io adesso, vabbè, sì, un pistone alla volta, andiamo a spingere i blocchi giù. Facciamolo per tutti quanti i blocchi. Giustamente qui dovete togliere i muretti perché sennò non succede niente. Perfetto, ok, primo stage fatto. Andiamo a piazzare due casse qui sopra dove abbiamo messo i minecart. Adesso saliamo di due hopper sopra le fornaci. Mi raccomando, tutti quanti rivolti verso le fornaci. Ta 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 e ta. Poi prendiamo i nostri gettatori e andiamo a posizionarli tutti quanti sopra gli hopper in questo modo. E attaccati agli hopper andiamo a ripiazzare no, attaccati ai dropper, ai gettatori, andiamo a piazzare gli hopper, le tramogge. Sì, vabbè, mi piace un po' comunque. Tutti quanti dietro i gettatori. E a questo punto dobbiamo fare lo stesso procedimento che abbiamo fatto con la parte di sotto, ovvero le due rail con i muretti. Adesso
adesso mi piazzo direttamente questi, poi separiamo i due minecart, facciamolo bene, facciamoglielo stare bene in posizione, poi questi due si rompono, prendiamo il blocco, andiamolo a piazzare qui così, piazziamo il pistone e spingiamo il blocco in questo modo. Perfetto. A questo punto possiamo rimuovere i due muretti e andiamo di nuovo fare quello che abbiamo fatto sotto. A questo punto basta piazzare di nuovo le due ceste e il gioco è fatto. Poi ovviamente possiamo piazzare questo come scaletta per arrivare alla cesta di sopra e mettere le scale a pioli per salire. Ecco qui, questo è tutto. Praticamente come funziona? Che i minecart spostati sul mezzo degli hopper prendono dalla cesta tutto quanto il materiale e li trasferiscono omogeneamente in tutte le fornaci. Adesso vi faccio vedere. Prendendo per esempio una stack di carbone, nelle fornaci e le fornaci sono vuote. Mettiamo il carbone in questa parte di mezzo, oppure quello che dà energia alle fornaci. Possiamo andare a vedere che prima di tutto spariscono in 3 secondi, ma poi in tutte le fornaci ci saranno 8 pezzi di carbone. Tranne qui che è finito un bottone. Ok, 7, 8. 8 pezzi in tutte quante le fornaci. Poi qui ci sono sempre qualche bug, però va bene. Possiamo andare a controllare se sono vuoti tutti quanti. Ok, sì, perfetto. Mentre nella cassa di sopra possiamo andare a posizionare la roba da cuocere. Guardate come sparisce velocemente la roba. E tutte quante nello stesso momento le fornaci si accenderanno. E possiamo vedere che nella cesta di output arriveranno 8 pezzi alla volta. Comunque, questa farm è larga 4. In profondità 5 e in altezza 7, contando anche lo spazio per la cassa. 8 se lo spazio per aprire la cassa. Vabbè. Abbastanza compatta, probabilmente un po' scomoda per andare a posizionare carbone e roba da cuocere, ma vi assicuro che è una delle migliori fornaci. Cuoce in pochissimo tempo e utilizza pochi materiali rispetto a altre super fornaci. Poi potete divertirvi ad abbellirla come più vi pare, perché si può fare. Eh sì, pare strano, ma si può fare, si può abbellire una fornace già abbastanza figa industriale come questa. Bene ragazzi, allora per altri video come questi spolliciate. Fatemelo sapere nei commenti se volete altre fornaci, magari una o più grande di 8 fornaci, tipo a 23 fornaci, fatemelo sapere giù nei commenti, lasciate un like quindi, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, passate giù nella descrizione sulla mia pagina Facebook per restare aggiornati su tutti quanti i caricamenti nel mio canale e noi ci vediamo nel prossimo video e ciao a tutti!